Ma lui c'era anche tutta la giunta, oggi ha incontrato i giornalisti per un bilancio dei primi 100 giorni di governo. Per i primi 100 giorni della legislatura della Regione, 10 risultati importanti. Nell'elenco dei successi elencati dal presidente Spacca, 3 iniziative internazionali. In Cina e all'Expo di Shanghai con 500.000 visitatori per la mostra itinerante di padre Matteo Ricci. Il riconoscimento della macroregione adriatica. La conferma delle Marche come capofila nazionale delle regioni per le attività produttive e componente del Comitato delle Regioni a Bruxelles. Per l'economia Spacca cita 4 obiettivi perseguiti: la manovra anticrisi regionale con un fondo di oltre 150 milioni per l'accordo degli ammortizzatori sociali e poi la manovra regionale di riduzione delle spese per 27 milioni di euro in questa legislatura. Importante l'approvazione del CIPE del progetto viario di uscita a ovest del porto di Ancona, oltre al completamento dello svincolo stradale dell'interporto e il sostegno alla green economy con il fondo di 8 milioni di euro per progetti di energie rinnovabili e risparmio energetico. Passi importanti fatti anche nella sanità con l'approvazione del piano socio-sanitario, la nomina dei direttori di zona e il sostegno per i non autosufficienti. Spacca nella sua relazione ha ricordato anche i riconoscimenti internazionali arrivati da tutto il mondo in questi mesi con le Marche ai primi posti in varie classifiche, dal risparmio grazie alle tecnologie informatiche fino alla definizione di Nuova Florida per i pensionati e uno dei 5 paradisi terrestri in cui vivere da parte di una rivista americana. E poi le rilevazioni del CERM con le Marche tra le regioni più virtuose, seconde solo alla Lombardia per la spesa sanitaria e unica regione con i conti in equilibrio e già attrezzata per il federalismo fiscale.